conferenza stampa di presentazione per l'evento che si terrà domenica 7 marzo a Taranto alle ore 10.30 presso la rotonda del Lungomare, un'iniziativa per la giornata internazionale della donna. Siamo con l'avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto. Una manifestazione per dire stop alla violenza sulle donne, un flash mob assai significativo. Sì Luigi, ti ringrazio di questa opportunità. Come consigliera provinciale ho lanciato l'idea di questo flash mob. Abbiamo scelto come location la rotonda del Lungomare, che è uno spazio aperto, molto ampio, che ci consentirà di stare insieme lì a distanza per lanciare da Taranto un grido: stop alla violenza contro le donne. È il caso di dirlo, sono tante le donne uccise dall'inizio dell'anno e anche da Taranto deve partire questo basta, che grideremo all'unisono, perché il flash mob poi riguarda questo. Sono lieta di aver lanciato questa idea, sono lieta di lavorare in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità della provincia, che porterà le sue rappresentanti di tutte le province. Sono invitati i sindaci ad essere presenti, il sindaco di Taranto ha già dato la sua adesione, quindi spero di vedere tanti maschietti soprattutto accanto alle donne che scenderanno in piazza per dire stop alla violenza contro le donne. Oltretutto stiamo assistendo a fenomeni sempre più incalzanti di recrudescenza, c'è una escalation di questi delitti, soprattutto ora in epoca, in periodo di pandemia. Beh certo Luigi, abbiamo già dedicato forse anche una tua trasmissione su questo tema. La pandemia non ha aiutato le donne, che anzi i casi di violenza intrafamiliare sono in aumento, perché le tensioni sociali, le perdite di lavoro, il doversi ricostruire una vita, soprattutto le donne che sono gravate anche dei compiti all'interno della famiglia, i bambini in DAD, le faccende domestiche, il cercare di sbarcare il lunario, la perdita del lavoro per molte di loro non ha favorito certamente la composizione dei conflitti familiari, ma li ha aumentati, e chi come me è in prima linea su questo ha il dovere di fare qualcosa, ha il dovere di segnalare questa situazione allarmante che è sotto gli occhi di tutti. Rinnoviamo l'appello, l'invito, domenica 7 marzo, ore 10.30, Taranto, rotonda del Lungomare, per urlare tutti insieme stop alla violenza sulle donne. Assolutamente, questo è lo slogan che vedete anche su queste mascherine che abbiamo provveduto ad ordinare, sono a disposizione di tutte le persone che ce le chiederanno, basta rivolgersi al mio ufficio presso la provincia. Spero vivamente, viste le adesioni che stanno arrivando Luigi, sono anche tante le associazioni e sono lieta di dire anche le associazioni per esempio dei papà separati, come quella in nome dei figli che ha aderito e sarà presente con una rappresentanza. Spero veramente domenica di vedere accanto a noi donne tanti uomini, tanti ragazzi, perché questa è la speranza per un futuro migliore.